Ogni singolo stelo d'erba di questo sterminato campo vale come oro colato per la fattoria dello Strenus di Baltimore Alive, ma da solo non posso nulla, quindi cappello di paglia per tutti e saliamo sui trattori. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel canale di Strenus Trece, bentornati nella nostra avventura su Farming Simulator 15. Ragazzi, siamo prontissimi a riprendere dove abbiamo lasciato con la nostra serie del contadino di Baltimora. Ragazzi, ricorderete certamente che abbiamo fatto un nuovissimo acquisto, il campo 19, nello scorso gameplay seminato ad erba, che ci produrrà davvero tantissimo, ma è vero anche ragazzi che se abbiamo tanti campi vanno resi produttivi e richiedono una buonissima manodopera, quindi non perdiamoci in chiacchiere, 22.47 in questo istante. Il T6 sta falciando proprio il campo 20 in direzione del 19. Adesso torniamo logicamente al nostro campo 16 di partenza e proseguiamo con le lavorazioni. Abbiamo quindi il nostro toro bianco Lamborghini che, mentre l'Ursus e la Trebbia stanno finendo la precedente coltivazione, inizierà la semina, ragazzi, di frumento. Quindi ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo questa lunga giornata lavorativa che porterà gli incassi della nostra fattoria sempre più in alto. Ecco ragazzi, uno scorcio di lavoro notturno. Stiamo procedendo a mano armata come sempre. Attenzione perché il nostro campo di mais è stato fertilizzato e produrrà tantissimo. Mentre però noi stiamo lavorando qui, il nostro T6 ha appena concluso di falciare sia il campo 20 sia il campo 19, ragazzi. Non rimane quindi che andare a prenderlo e soprattutto prepararci per ranghinare entrambi i campi. Abbiamo agganciato ragazzi il nostro ranghinatore e siamo pronti a fare un carico di gasolio, perché è vero sì che il nostro T6 lavora sodo, ma logicamente consuma altrettanto. Attenzione perché oggi ragazzi voglio darvi una bella immagine di lavoro sul campo 19 e 20. Vedremo infatti tutti e tre i trattori lavorare per l'insilato, per la materia prima che ci fa guadagnare più soldi in assoluto. Ma a proposito di guadagnare, non si può fare questo se stiamo qui a ciarlare, giusto per fare sempre un po' di slang di Baltimora. Quindi ci ribecchiamo ai limiti del campo 19, prontissimi a partire con la ranghinata imperiale. Ed ecco ragazzi che il nostro grandissimo T6 comincia la ranghinata imperiale sul campo 19 per poi proseguire verso il campo 20. Intanto, come possiamo notare, la nostra trebbia continua il suo lavoro appunto di mietere il mais e ha praticamente finito. Una volta terminato questo processo ci ribecchiamo arroganti per tutti gli altri lavori della giornata. Tutti i contadini stanno dormendo mentre noi continuiamo a lavorare, perché siamo consapevoli che solo in questo modo la nostra fattoria potrà brillare nel cielo di Baltimore Alive. Attenzione ragazzi, quindi gli ultimi litri di mais vengono scaricati nel cassone ribaltabile. Adesso non ci rimane altro che proseguire con tutti gli altri lavori di questa fantastica giornata che è appena sorta. Abbiamo ragazzi riposto con cura nella nostra aia di Baltimora le lame per il mais e sempre a bordo della nostra bellissima New Holland, la nostra Trebbia Life, e prestissimo ne avremo un nuovissimo modello ragazzi. Andiamo subito, attenzione mentre l'Ursus sfreccia a più non posso tra un campo e l'altro, andiamo subito ragazzi, come stavo dicendo, a prepararci per la trebbia del campo 10 seminato, come ben ricorderete, ad orzo. L'oscurità è ancora imperiale, ma presto sorgerà il sole. Ed ecco il nostro Jonas, ragazzi, che paghiamo profumatamente, che comincia la raccolta dell'orzo. Come potete notare dalla velocità di salita della raccolta stessa nel serbatoio della nostra bellissima New Holland, questo prodotto rende tantissimo. Ma una cosa avrete notato, che per terra seminiamo la paglia. Abbiamo l'andana paglia abilitata, ragazzi, e dovremo assolutamente vedere in questo gameplay come raccoglierla in modo automatico col curseplay. Sempre tornando al curseplay, ragazzi, affronterò nel seguito della nostra avventura anche dei piccoli tutorial per spiegarvi come utilizzarlo al meglio, perché in tantissimi me lo state chiedendo, quindi tranquilli, arriveranno presto anche questa tipologia di video. Ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, intanto il nostro Ursus procede per aiutare sempre la trebbia a scaricarsi in automatico. I più nostalgici ragazzi si staranno chiedendo dove sia finito il nostro toro bianco, ed eccolo qui il nostro grande Lamborghini che sfreccia verso il campo 16 con un carico di liquami like a fish. Attenzione ragazzi, perché ho scoperto proprio a livello
livello numerico che irrorare e fertilizzare i campi li fa produrre quasi il doppio, anzi il doppio esattamente. Quindi per tutti i contadini pro è assolutamente una necessità irrorarli per farli rendere al massimo, come abbiamo appena detto. Ma non perdiamoci, avviamo subito la produzione e assolutamente l'irrorazione con questo tipo di materiale fetido. Pinze al naso e procediamo. Logicamente ragazzi, ogni volta che ne abbiamo bisogno andremo a fare rifornimento al biogas, perché adesso che abbiamo una grande produzione di insilato avremo una conseguente grande produzione anche di questo liquame life. Non perdiamoci però, stiamo tergiversando, procediamo con questa nottata di lavori. Eccoci ragazzi a bordo del T6 con agganciato il cassone da carico. Quello che stiamo facendo è molto chiaro: stiamo lavorando sempre sul nostro campo ad erba e la stiamo raccogliendo col cassone appunto da carico stesso. Non perdiamoci, continuiamo a visionare tutti i lavori della giornata. Ormai è giunto il momento di spandere il liquame col nostro Lamborghini e procedere a ranghinare la paglia, questa volta non l'erba, nel campo 10. Ed eccoci come fulmini ragazzi, possiamo anche chiamarci Bolt di Baltimora contadino life. Siamo sul nostro campo 16 e finiamo di fare quello che abbiamo detto qualche secondo fa, ovvero irrorare proprio questo bellissimo nostro campo col liquame. Adesso una volta finito procederemo già col ranghinatore attaccato al nostro campo 10, prontissimi a lavorare e raccogliere quindi la paglia. Siamo sul campo 10, veramente arroganti ragazzi col nostro Lamborghini, e noterete certamente una cosa alquanto strana: la passata di Strenus è perfetta, perché stiamo usando ragazzi il nostro collaboratore familiare, che potrebbe chiamarsi in realtà non Jonas ma Ricky Magnus, perché ragazzi Ricky lo Spartano Pro mi dà sempre una mano nella configurazione del courseplay, è un vero courseplay addicted e infatti il suo aiuto è assolutamente fondamentale per noi. Ma non perdiamoci in chiacchiere, procediamo in avanti con tutti gli altri lavori della giornata. Abbiamo ragazzi solo 6.800 euro circa, sono davvero pochi. Non ci rimane ragazzi che controllare tutti i nostri collaboratori che non facciano grossolani errori, logicamente perdonate lo slang di Baltimora Life sempre presente in tutte le nostre serie. Attenzione però, perché la cosa fantastica ragazzi, e continuerò sempre a sottolinearlo, è che stiamo lavorando con 3 trattori insieme su questo bellissimo campo 10, quindi l'ottimizzazione di tempo è sotto i vostri occhi, più di così veramente non si può fare. E mentre continuiamo a gestire, il nostro piccolo Ursus fa manovra per andare subito a mettersi in posizione e scaricare un altro contenuto di prezioso orzo. Finalmente quasi al confine dei 5.000 euro ragazzi, record minimo storico. Attenzione, una vasca di insilato va a completarsi e quindi subito a tutto gas noi procederemo alla vendita dello stesso. Come potete notare, intanto procediamo veramente a mano armata, non rimane che terminare questo campo, ranghinarlo e cominciare la raccolta di paglia. Abbiamo raggiunto ragazzi quasi 70.000 euro abbondanti grazie alla vendita istantanea di insilato. Stiamo continuando a mettere via e abbiamo finito di falciare tutto il campo 10, e come potete notare il nostro grande T6, dopo aver completato la raccolta di erba nel campo 19-20 e riversata già ragazzi nella vasca del biogas, sta procedendo alla raccolta automatica della paglia. Quindi ragazzi non ci rimane per adesso che venderla. So che alcuni diranno Strenus è meglio portarla al biogas, però ragazzi per adesso la vendiamo per ripagarci un po' di Jonas non familiari. Non perdiamoci in chiacchiere però, mettiamo via tutti gli attrezzi che non ci servono e poi procediamo in avanti. Ora che stiamo diventando sempre più ricchi ragazzi, è il momento di espandere sempre i nostri allevamenti pro life, quindi vediamo di comprarci almeno altre 10 mucche per portare il numero totale delle stesse a 20. Perfetto, numero raggiunto in questo istante. Adesso la produzione logicamente di liquami ma anche il fabbisogno delle stesse aumenterà del doppio. Che cosa serve essere ricchi ragazzi in questo gioco se poi siamo indebitati fino al collo? Cerchiamo di abbassare il nostro debito a 125.000 euro. Tra un lavoro e l'altro è buona consuetudine per un contadino dare una bella sciacquata ai propri attrezzi del mestiere, e quindi ragazzi sotto questo sole fantastico diamo una sciacquata al bel ranghinatore e al nostro altrettanto fantastico Ferrarino rosso Ursus. Intanto ragazzi continuiamo a vendere la nostra paglia appena raccolta, il profitto è veramente magro, ma come vi dicevo prima ci ripaghiamo tutta la giornata per i collaboratori che abbiamo utilizzato e assunto. Mentre tutti i lavori avanzano noi metteremo il nostro grandissimo Lamborghini a seminare il campo 10 ragazzi nuovamente a colza per avere tantissimi prodotti stoccati nel magazzino. Abbiamo ragazzi pulito il piccolo Ursus, siamo tenuti da contratto a farlo anche per il grandissimo Lamborghini, quindi lancia in mano a pressione e puliamo il bellissimo muso del nostro toro bianco di Baltimora. Per rispettare la scaletta di un ottimo coltivatore è il momento ragazzi di irrorare il nostro campo sempre col pro dei Lamborghini, adesso lucentissimo col liquame. Eccoci ragazzi sulle battute conclusive di questa lunga giornata lavorativa che ci permetterà nei prossimi gameplay di incassare circa
circa 300.000 euro stimati di erba, insilato e prodotti stoccati nel nostro grande magazzino. Potete notare, come vi avevo promesso a inizio gameplay, che stiamo lavorando velocissimi, tutti e due i campi. Infatti ragazzi, laggiù lontano lontano si può notare il nostro T6, mentre invece poco innanzi è passato l'Ursus che ranghina assolutamente l'erba, quindi abbiamo il T6 che la taglia e il nostro Ursus che la ranghina, e infine il Lamborghini che la raccoglie. Ragazzi, non ci rimane che tornare alla fattoria e salutarci, prontissimi per incassare i prossimi gameplay, i frutti di questo duro lavoro, e prontissimi anche ragazzi ad usare le mod che mi state consigliando in moltissimi, e per questo vi ringrazio. Non perdiamoci in chiacchiere e torniamo alla fattoria. Eccoci nei pressi della fattoria ragazzi, stiamo facendo l'ultimissimo processo della giornata, ovvero ho ottimizzato anche questo bellissimo percorso che ci permette di creare con 3 passate consecutive, là davanti infatti c'è il piccolo Ursus e anche il Lamborghini, una creazione di una striscia appunto di fieno per le nostre bellissime mucche. In questo modo là davanti chi c'è? C'è il Lamborghini che falcia l'erba, subito dietro l'Ursus che la volta e crea il fieno, e qui dietro il nostro T6 che la ranghina. Ragazzi, nei prossimi gameplay dobbiamo assolutamente effettuare quindi l'acquisto della famosa macchina che crea le balle, e quelle ragazzi quadrate che non rotolano a valle, giusto per fare sempre un pochino di slang. E inoltre ci concentreremo anche sulla tecnologia della silvicoltura, però dobbiamo ricordarci che questi investimenti vanno fatti uno alla volta, e nel frattempo dobbiamo continuare ad acquistare nuovi campi. Io ragazzi spero che questa giornata lavorativa con lo Streamus Contadino Pro vi sia piaciuta. Logicamente non abbiamo fatto nuovi acquisti come avete visto, ma mettere le basi per un grande guadagno è la fonte principale di questo bellissimo game. Io vi saluto ancora e vado a farmi una bella dormita come un vero Baltimora Life. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, in questa facciata puoi trovare gli ultimi 2 video che ho fatto e basterà cliccare su di essi per raggiungerli. Se il video che hai appena visto ti è piaciuto, lascia un mi piace, lascia un commento e se hai voglia iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Alla prossima!